Siamo a Cincinnati, la seconda città dell'Ohio. Cincinnati ha più di 500.000 di abitanti, molte fabbriche di whisky e molte acciaierie. Una università, una sala da concerti e un personaggio importante, Albert Bruce Sabin. Il dottor Sabin, il professor Sabin, compirà nel prossimo agosto 60 anni. Ha trascorso l'infanzia in Polonia, ma dice: sono americano proprio come se fossi nato qui. È un signore riservato, lo si vede in giro molto di rado. Ogni mattina esce di casa, sale in macchina e si dirige al laboratorio, un silenzioso reparto al quinto piano dell'ospedale dei bambini. Vi rimane fino a sera. A mezzogiorno fa colazione con gli altri medici ed infermieri nel piccolo ristorante. Passa la giornata al microscopio, nelle stanze delle cavie, in biblioteca. Il lavoro, dice, è la mia ricreazione, il mio passatempo. Non gli piace operare in equipe, preferisce procedere da solo. Ha pochi assistenti e qualcuno arriva anche dall'estero. Due volte la settimana fa lezione agli studenti di medicina. È pediatra e virologo. Su di lui c'è una scarsa anedotica. Dicono le note dei biografi che è alto 1,77, capelli bianchi, occhi castani, che è energico ma di maniere dolci, tranquillo e modesto, e che il musicista che predilige è Rossini. Durante la guerra è stato ufficiale sul fronte del Pacifico, in Africa, ed è sbarcato a Palermo. Vaccinò contro l'encefalite 70.000 giapponesi e quando lo mandarono in congedo era tenente colonnello. La guerra, le armi, non appartengono ai suoi sentimenti e alle sue idee. L'uomo più potente, dice, è quello che riesce a trasformare il nemico in un fratello. Guadagna, per il suo lavoro, poco più di 800.000 lire al mese. Questo, dice sorridendo, è il mio salario. Ha ricevuto molti riconoscimenti scientifici e un solo premio in denaro, i 25 milioni del Feltrinelli, che gli furono assegnati dalla nostra Accademia dei Lincei. Grazie, disse commosso, mi servono proprio per alcune faccende familiari. Mi sono sposato tardi e bisogna fare qualche economia per i figli. È padre di due ragazzine, Amy e Deborah, una di 16 e una di 14 anni. Eccolo nel suo studio, circondato da libri e riviste. Alle pareti sono appese molte fotografie che ricordano momenti della sua vita, tappe delle sue battaglie. Questa è Berlino, la Berlino del dopoguerra, sconvolta dalle macerie e dalla politica, dai bisogni e dalle malattie. Una in particolare, la polio, mise in pericolo la vita dei bambini nati tra l'urlo delle sirene e lo scoppio delle bombe. La violenza degli uomini dovettero affrontare le insidie della paralisi. Come è nato il suo interesse per la scienza e per la ricerca? Beh, devo dire che è stata una scelta molto indiretta. Non avevo i soldi per andare all'università e così uno dei miei zii, il marito di una delle mie zie, che era dentista e non aveva figli, si offrì di adottarmi, di mantenermi al college per imparare il suo mestiere. Frequentai l'università prima e poi l'istituto di odontoiatria, dove nei primi due anni l'insegnamento è fondato su quelle materie che sono alla base della preparazione medica. E mentre le approfondivo, mi andavo convincendo che i miei interessi erano indirizzati in prevalenza verso la ricerca scientifica, verso gli studi che avevano un rapporto diretto con la medicina. Poi devo dire che nello stesso periodo lessi molto e una gran parte delle mie letture era costituita da biografie, storie di gente che si occupava di ricerche scientifiche. È stato detto spesso che ho subito l'influenza di Cacciatore di microbi, il libro di Paul de Kruijf. Beh, certo, un po' è vero, è un racconto vivo, affascinante della vita e del lavoro di uomini che hanno aiutato a scoprire, a prevenire e a curare molte terribili malattie e a risolvere problemi molto difficili. Ora, quando ripenso a tutto questo, perché sono già passati quasi 40 anni, posso dire che in certo qual modo la mia esistenza da quel momento è forse risultata altrettanto ricca, eccitante e piena di esperienze come quella dei famosi cacciatori di microbi descritti nel volume di Paul de Kruijf. Quali sono le qualità più importanti per un ricercatore o per uno scienziato?
Ecco. Beh, prima di tutto deve avere una enorme curiosità. Una curiosità per tutto, quasi direi, per i fenomeni della natura e per i settori particolari della sua ricerca. Deve avere sempre una grande quantità di domande nella sua mente. Quando legge quello che gli altri hanno fatto, quando esamina i problemi che via via gli si presentano, gli interrogativi devono essere lì presenti, devono seguirlo costantemente. Se non ha questioni da porsi nelle cose che non conosce, allora non potrà mai diventare uno scienziato. Un'altra importante qualità, dopo questa costante curiosità, un'altra qualità decisiva è la tenacia, persistere, nonostante le amarezze e le delusioni, che sono molte. Perché se uno non ha la capacità, la forza di tener duro di fronte alle sconfitte e agli insuccessi, allora non può diventare uno scienziato. Tanta gente pensa che la vita di uno studioso, di un ricercatore, sia straordinariamente eccitante, crede che da una scoperta si passi a un'altra scoperta così di seguito. Ebbene, mi creda, non è affatto così. Per ogni vittoria ci sono 100 fallimenti. Le scoperte sono il risultato dell'incontro di un uomo non comune con un'occasione propizia. E da un punto di vista morale? Ecco, c'è una necessità assoluta di grande onestà, di integrità. E non basta, aggiungerei che è necessario un costante sospetto di se stessi. Con questo voglio dire che c'è la tendenza certe volte a pensare che soltanto perché si vuole che quel determinato risultato venga raggiunto, si possano magari interpretare i dati conseguiti in maniera da indurti a concludere che hai ottenuto lo scopo. Invece non è così. Bisogna essere molto diffidenti nelle conclusioni. Albert Bruce Sabin è diventato medico nel 1931 e ha cominciato subito gli studi sulla poliomielite. Era uno dei grandi mali dell'infanzia, forse il più terribile. In Italia, fino al 1963, si registravano in media 3.000 colpiti ogni anno. Nel 1958 il morbo assunse quasi una forma epidemica. I casi furono 8.000. Sabin ricevette per le sue ricerche un fondo di 1 miliardo di lire e si buttò nell'impresa con tanto entusiasmo. Sapeva che i virus della polio erano presenti lungo il cammino del genere umano, ma diventarono preoccupanti solo nel XX secolo. E li avvertirono man mano in ogni parte della Terra. Si incomincia nel 1931 in Danimarca, Finlandia e Svizzera. Nel 1936 in Ungheria, Austria e Italia. Nel 1947 in Inghilterra e in Germania. Ancora nel 1956, a Chicago, i medici denunciarono per un lungo periodo una media di 28 malati al giorno. E 2/3 delle vittime non avevano ancora compiuto i 6 anni. Nell'ultimo decennio il pericolo si estese anche all'Asia, all'Africa e all'America centrale. Bisognava trovare un vaccino che fosse efficace ed innocuo, che desse cioè le massime garanzie di immunizzazione senza far correre al bambino alcun rischio. Sabin scoprì che è nell'apparato digerente il terreno nel quale si sviluppa il male ed era lì che bisognava colpirlo. Quando ebbe raggiunto la valida prova della giustezza delle sue osservazioni, quando usando per le colture reni di scimmia riuscì a produrre il suo vaccino, che aveva tutte le qualità richieste per affrontare la dura battaglia, scoppiò una polemica che divise in due il mondo della scienza. Un altro ricercatore americano, Jonas Salk, aveva trovato un siero per combattere i poliovirus. Si trattava di 3 iniezioni e il dottor Salk usava per la sua terapia virus morti, mentre Albert Sabin metteva nel suo sciroppo virus vivi o attenuati. Salk non proteggeva contro la poliomielite, ma contro le manifestazioni paralizzanti del morbo. Sabin eliminava totalmente il pericolo e proteggeva non solo l'individuo vaccinato, ma anche quanti erano a diretto contatto con lui. Gli avversari di Sabin allora mettevano in evidenza il maggior rischio che quei virus vivi comportavano e non fu facile dissipare tutte le diffidenze. Poi Sabin vinse
e nei paesi dove la sua zolletta di zucchero con le due gocce del vaccino venne somministrata a tutti i giovani sotto i 20 anni, non si ascoltano più storie come queste. Quando ha deciso di studiare il vaccino antipolio? I miei studi sono incominciati parecchio tempo fa, nel 1931, ben prima che si avanzasse la possibilità di immunizzare in qualche modo i bambini. Ero fresco di studi, mi ero appena laureato in medicina all'Università di New York. E proprio in quell'estate del 1931 ci fu una delle più grandi epidemie di poliomielite che abbiano mai colpito quella città. Da quel tempo ho compiuto un grandissimo numero di ricerche fondamentali sulla natura di questa malattia. Di che tipo è l'infezione, ad esempio, facendo esperimenti prima sugli animali e poi, in un secondo tempo, passando a studi ed esperimenti anche sugli uomini. E con questi studi che ho condotto in gran parte nel 1941 e nel 1942, potei stabilire un fatto molto importante, un fatto basilare, quello su cui è fondato tutto il resto, vaccino compreso, e cioè che l'infezione nell'uomo è provocata dall'entrata del virus della poliomielite attraverso la bocca e che quando il virus è entrato nel corpo si sviluppa prima nell'intestino e soltanto dopo e solo in certe circostanze esso colpisce il sistema nervoso e attaccando il sistema nervoso finisce col produrre la paralisi. Furono proprio queste esperienze preliminari e questa scoperta decisiva che mi ha incoraggiato a continuare le mie ricerche per riuscire a stabilire se un vaccino preso per bocca potesse essere in grado non solo di proteggere contro la paralisi in se stessa, ma anche impiegato su larga scala di eliminare del tutto questa terribile malattia. Quanti bambini morivano prima della sua scoperta? Ora, facendo una media fra tutti i paesi del mondo, tra il 5 e il 10% dei bambini colpiti dalla poliomielite non sopravviveva. Questo voleva dire in cifre la polio per l'umanità. Ma la vera tragedia della poliomielite non era la morte, era il sopravvivere. Questo era il dramma, perché quando non se ne andavano, rimanevano storpi. E tutta la loro vita ne era sconvolta. Non erano più gli stessi, non erano più bambini normali. Certo, qualche volta, vincendo enormi difficoltà, diventavano delle meravigliose creature, però fisicamente erano storpi. Anche le persone adulte venivano colpite, non soltanto i bambini. Un padre o una madre, magari nel fiore degli anni, prendevano la malattia e non morivano, ma restavano paralizzati e incapaci di adempiere ai loro doveri di genitori e anche la loro vita cambiava. Questa era la vera tragedia della polio. Quando ha scoperto il vaccino antipolio? Il vaccino che viene usato attualmente di fatto era già pronto al principio del 1957. Durante 4 anni, dal 1953 al 1957, sono stati compiuti un gran numero di studi e di esperienze. Non solo per trovare il miglior virus da usare per questo vaccino, ma anche per controllare la sua azione, gli effetti del vaccino sugli individui e anche sulla collettività. Su quali persone ha sperimentato per la prima volta il suo vaccino? Prima di tutto su di noi, sui ricercatori del laboratorio. Ho cominciato a prenderlo io e alcuni dei miei assistenti. Dopo diventò evidente che bisognava fare esperimenti più larghi, che si potevano fare solo sugli uomini, che non si potevano più usare scimmie e scimpanzé sui quali si erano fatti già migliaia di esperimenti. Poi c'era anche un altro problema, dovevano essere uomini che vivessero isolati. E finalmente siamo riusciti a trovarli in un penitenziario, ma poi si presentò il problema di usarlo nelle famiglie e allora dovetti prendere una decisione molto grave. Era sicuro che non ci sarebbero stati rischi? Era una certezza terribilmente difficile da stabilire. La sola cosa che sapevo era che avevamo fatto tutto quello che si poteva durante la fase sperimentale per essere convinti che non c'era pericolo. E allora conclusi
che c'era solo una possibilità per un vero esperimento che non avrei potuto chiedere ad altri genitori il permesso di somministrare il vaccino ai loro figli se non lo avessi dato per primo ai miei bambini. E così è successo che 9 anni fa, nel 1957, le mie due figlie erano ancora piccole, una aveva 7 anni e l'altra non ne aveva ancora 6, che non potevano essere immuni, eppure vennero vaccinate. E da questi pochi casi, le prove furono estese a centinaia, e poi migliaia, e poi a decine di migliaia. Vennero fatti esperimenti su qualcosa come 8 milioni, 10 milioni di bambini, in tutti i paesi del mondo. E solamente dopo che i risultati di questi esperimenti furono controllati, le varie nazioni cominciarono ad adottare il vaccino per uso generale. Quali sono le sue convinzioni religiose? Se per religione uno vuole intendere andare o meno in una sinagoga o in una chiesa e così via, no, io non ci vado. Ma se invece per essere religiosi vogliamo intendere avere oppure no un sentimento profondo, sincero, dell'universo nel quale viviamo, un sentimento della bellezza, delle forze che hanno creato tutto ciò che è vivo nel mondo, se è questo il significato della religione, allora sì, posso dire di essere molto religioso. Per cui la mia religione è una specie di religione cosmica, la stessa religione cosmica di cui Albert Einstein amava spesso parlare. E io credo che molti scienziati che hanno studiato in particolare i magnifici meccanismi secondo i quali ogni vita, la più semplice o complicata, si sviluppa, e tutte le leggi che la reggono insieme con tutto l'universo, questi scienziati hanno un sentimento che per me è religioso e che va molto oltre la visione elementare, il concetto troppo primitivo che spesso è presente nelle religioni. E con questo non vorrei essere capito male. Desidero che si sappia che ho grande rispetto per tutte le religioni. La gente deve essere libera di scegliere quello in cui vuole credere. E ho molto rispetto per ciò che molte religioni cercano di ottenere, civilizzando l'essere umano. La scienza debba essere fine a se stessa o debba invece servire l'uomo? La scienza per se stessa deve avere come obiettivo la scoperta delle cose. Questo è il compito della scienza. Deve spiegare la natura, deve spiegare l'universo, deve spiegare la ragione delle cose. Ecco, deve fare questo. Ed è già un compito molto importante perché arricchisce la nostra vita. Alcuni scienziati sono soddisfatti solamente di questo, ma ci sono anche degli scienziati umanitari che vorrebbero vedere le conoscenze acquisite attraverso la scienza impiegate per beneficare l'umanità. Io credo che sia responsabilità non solo degli scienziati, ma di tutti gli altri esseri umani, e che sia la più grande di tutte le responsabilità, di far sì che le conoscenze raggiunte dalla scienza e dalla tecnologia possano diminuire la miseria sempre presente in varia misura nella condizione umana. E non solo vincere la povertà, debellare la fame, ma creare insomma un mondo migliore di quello che abbiamo finora conosciuto. E io credo fermamente che la scienza e la tecnologia possano far questo. La nostra visita al Children's Hospital di Cincinnati è finita. E si è concluso l'incontro con Albert Bruce Savin, il cacciatore di microbi che ha sconfitto per noi un nemico che non perdonava. Nei pensieri di Montesquieu si legge: la maggior parte degli uomini sono capaci piuttosto di grandi che di buone azioni. Albert Bruce Savin ha conciliato le virtù dell'ingegno con la nobiltà del cuore.